Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi spiego che cosa c'è nel restock del lunedì 4 dicembre. Allora, partiamo con questa schermata che, come potete vedere, è piena di cose. Che cosa sono queste? Questi sono solo i set di gioielli. Ci saranno tantissime cose, questi sono solo i set di gioielli, ragazzi. Quindi, oh mio Dio, tantissime cose. Adesso ve li faccio vedere tutti e dopo che ve li ho fatti vedere vi faccio vedere anche come li impacchetterò, perché sarà una cosa abbastanza carina, no? E alla fine ho deciso di farli in un modo diverso da quello che avevo preparato, perché non mi piaceva. Grazie a Sid che mi ha dato un consiglio a riguardo. Niente, raga, come vedete sono tantissimi, quindi mi conviene darmi una mossa. Allora, appunto, sono tutti set che io ho pensato per Natale, perché sono perfetti per i regali, però ovviamente possono andare bene anche per voi o per prima di Natale, per dopo Natale, quando volete ovviamente. Allora ragazzi, partiamo con questo set qui, che è con le corniole, le sfere in corniola e le lune. Come vedete sono orecchini e catena dorati. La maggior parte sono argentati, di dorati di set ce ne sono tre. Perché ho meno prodotti dorati e meno oggetti dorati, no, sono quattro, scusate. E perché di solito sono meno richiesti. Poi c'è questo set qui bellissimo con l'avventurina verde e appunto gli orecchini hanno queste stelline e la collana questo bellissimo serpente. Non so bene ancora i nomi che darò ai set, comunque chiamiamolo set rosa perché ha una collana di queste qui che si gira stile giratempo di Harry Potter con il quarzo rosa, questo bracciale con quarzo rosa e quarzo fragola e questo anello con il rubino che è appunto sul fucsia. Poi abbiamo questo set in quarzo rosa con collana con i quadrifoglio in quarzo rosa, bracciale con le chips e questo bracciale regolabile qui, intrecciato tipo. Poi questo set ha questa bellissima collana con la punta in ametista, questo bracciale con quarzo rosa, quarzo ialino e ametista e questo bellissimo anello che è in teoria in quarzo ialino, in pratica è sicuramente un quarzo ialino con ametista perché, come potete ben vedere, è un lilla molto chiaro, colore veramente stupendo. Questo set è sul trasparente con l'oro, queste sono in quarzo ialino e questa è ovviamente selenite. Anche questo è dorato perché gli orecchini sono dorati con l'avventurina, bellissimi, e c'è il bracciale abbinato in avventurina. Poi abbiamo questo set che è nero perché c'è la tourmalina nera grezza come ciondolo e l'onice nero come anello. Questi anelli qui etnici sono in ottone. Poi abbiamo questo set che è agata e rodonite. Perché? Perché le collane sono in agata, in rodonite e il bracciale anche è agata grigia e rodonite con la piuma. Poi abbiamo questo bellissimo set in agata blue lace o calcedonio. La collana ha questo carinissimo delfino e gli orecchini sono fatti così con le perle, appunto sempre in agata blue lace. Ah, tra parentesi, queste collane sono in acciaio inossidabile, quindi non anneriscono. Anche quelle dorate. Questo set è in ametista chevron perché la punta è in ametista chevron e il bracciale anche con il fiore di loto. Come vedete alcuni set hanno due oggetti, altri tre, qualcuno anche quattro addirittura. Anche questo set non so bene come lo chiamerò perché c'è questo bracciale sempre in quarzo rosa e quarzo fragola, collana in kunzite ed anello sempre in kunzite, così come la collana insomma. Questo set invece è in acqua marina, sia anello che, ce la posso fare, che collana sono in acqua marina. Questa collana è un choker, quindi sta abbastanza aderente, poi ovviamente non si vede, ma si potrà mettere, è regolabile come volete, però appunto è un choker, quindi non deve essere larga. Set in ametista scura, questa punta è in ametista, che come vedete è scura, questo bracciale è ancora più scuro. E questo anello bellissimo, super elegante, tra l'altro dovrebbe essere in argento 925, sì, non si vede secondo me, ma c'è l'incisione, forse così si vede un pochettino se zoomo tantissimo, bellissimo, spettacolare questo anello, super elegante. Altro set sempre in ametista, allora questa collana ha la drusa come ciondolo, sempre questo bellissimo bracciale con i fiori di loto e questo stupendo anello a forma di diadema, tiara, mai capita troppo bene la differenza, devo dire la verità. Questo qui è super abbinato perché sia il ciondolo che gli orecchini sono fatti nello stesso identico modo, li ho fatti io appunto, e sono con le perle in ametista. Questo è l'unico set che ha due set uguali, appunto ce ne sono due, ed è tutto super etnico, gli orecchini, il bracciale e l'anello, tutti con l'ametista, tutti in ottone. Ok, devo dire che di set in ametista ne ho fatti tanti. Questi orecchini, ragazzi, non ho idea di che materiale siano. Per certo che le monachelle degli orecchini che faccio io argentate non danno problemi, come
allergie eccetera, questi io davvero non ne ho idea e in effetti non ho tenuto nessun paio per me per controllare, perché ho scoperto ultimamente che quelli di qualità bassa, ne ho alcuni di qualità bassa che avevo preso tempo fa su AliExpress, cose così, e mi danno un fastidio alle orecchie, mi bruciano tipo, quindi a quanto pare ho qualche problema del genere anch'io. Comunque dicevo, oltre a questi orecchini c'è anche il bracciale che mi sembra molto appropriato perché è in chips come gli orecchini. E questo bellissimo anello, sempre in ametista. Mamma mia ragazzi, quanto sono esaltata per questo restock, non potete capire. E queste sono solo pochissime cose, questo video durerà un secolo e mezzo. Poi c'è questo set con, mannaggia il ciondolo, che le decorazioni sono andate dietro. Le ho fatte vedere varie volte, questi ciondoli hanno le decorazioni tipo foglie. Un pochino si vede di qua, dai. Abbinato a questo bracciale molto carino con il simbolo dell'OM. Un altro set in ametista, ragazzi. Vabbè, l'ametista è la più amata, quindi ci sta. Anche questo è un set abbastanza scuro, perché questa ametista è molto scura, ciondolo fatto da me. Questo bracciale è molto scuro. E anche questo anello, che tra l'altro non ho mai portato nello shop ancora. Veramente molto particolare, molto carino. Set in labradorite, come potete ben vedere. L'anello è quello che amate tutti tantissimo. E questo è appunto il bracciale. Secondo set in labradorite, c'è questo anello qui con tante labradoriti, con tanti flash blu, e anche la collana ha i flash, come potete ben vedere, blu. Set verde, abbiamo bracciale con le chips in malachite, queste chips sono un po' più piccoline, queste sono in avventurina verde, e poi c'è l'anello. Questi li avevo anche portati, sono in agata muschiata a gemma, bellissimo veramente, a diadema. Questo è un set tutto composto da bracciali rosa. Abbiamo bracciale in quarzo rosa e quarzo fragola, bracciale intrecciato con il quarzo rosa, bracciale con le chips in quarzo rosa e anche quello in quarzo fragola, appunto. Sono quattro bracciali e tutti super abbinati. Poi ragazzi, oh mio Dio, questo set spettacolare, l'Arimar. Ciondolo di super qualità. E in argento 25 il ciondolo, la catena è sempre in acciaio inossidabile, il ciondolo in sé è di argento 925, poi c'è questo anello, anche questo con una texture meravigliosa, e sto cercando di avvicinarle per farvi vedere le texture, sono bellissime, veramente stupendo. In effetti questo con il Larimar è molto particolare, il Larimar vi piace sempre molto. Se siete interessati a quelli in Larimar, ditemelo nei commenti, perché se vedo che ci sono tante persone interessate, magari faccio ancora in tempo a inserire uno o due set in più in Larimar. Dovrei, credo, avere abbastanza ciondoli per farlo. Poi un altro set rosa, perché ho ancora mixato quarzo rosa e kunzite. Bracciale regolabile in quarzo rosa, questa collana bellissima in quarzo rosa sempre, e gli orecchini hanno sempre questo modello che faccio io, che mi piace tantissimo, e sono con queste perle abbastanza grandi in kunzite, che è un rosa un pochino diverso in realtà, però ci sta da Dio, mi piace tantissimo. Poi abbiamo il set in corniola con questo ciondolo e questo anello, molto carini. Questo set in onice nero, anche questo etnico, appunto, tutti e due in ottone, cioè sia gli orecchini che l'anello. Infine, ultimo set, in apatite, ragazzi. Sempre questo ciondolo che mi piace tantissimo, che io faccio abbastanza spesso, avrete visto. E questi orecchini in apatite con le chips, si possono poi mettere a posto, girare le chips. Oh mio Dio, questi erano solo, ragazzi, i set di gioielli. Andiamo avanti, velocissimi. Ed ecco qua, ragazzi, l'esempio di come saranno impacchettati. Allora, sotto metterò la pagliettina rossa a posto per Natale e metterò, e sopra ci metterò le varie cose nelle scatoline per gli anelli, nei sacchettini, insomma, nelle varie confezioni, ecco. E devo mettere più pagliettina. Allora, adesso passiamo a tutto il resto, visto che io sto facendo il video man mano, ma nel frattempo le cose qui cambiano moltissimo. Allora, vediamo un po'. Orecchini e collane che sono qui davanti. Qui abbiamo ametista e onice nero, era, oddio, turmalina nera, oddio. Lo stesso materiale dell'anello che vi ho detto prima, etnico, non me lo ricordo più, raga, sto facendo troppe cose in sti giorni, il mio cervello non ce la fa più. E questi qua sono in ottone. Poi tutti questi qui invece hanno la monachella, che è in un materiale antiallergico. Ho visto anche le recensioni, tutte le persone che dicevano di essere allergiche si sono trovate da Dio con queste, quindi molto bene. Abbiamo, ragazzi, con il tema Harry Potter, con la luce accesa forse è meglio, sì. Ne ho fatti, e li ho fatti con i colori delle case. Qui abbiamo due con la corniola che sono a tema Grifondoro. Questi sono tema tasso rosso, tasso frasso con l'ossidiana dorata. Corvo nero con lapislazzuli. Infine, mamma mia, non si vedono i colori, raga. Cioè, non lo so, io dal telefono mentre sto riprendendo non vedo i colori. Comunque, serpe verde con la malachite. Sono bellissimi, ragazzi, bellissimi. Poi abbiamo collana con
questo ciondolo che è molto particolare, è una chiave ma è anche un drago e ha l'acqua marina. Questo è il ciondolo che vi dicevo prima nei set, che non si vedeva bene con le foglie, ora si vede più o meno perché l'ha messa a fuoco quello che vuole. Questi due sono hanno il ciondolo che è in argento, le catene sono di acciaio inossidabile, quindi antiallergiche e non aderiscono. E appunto questi sono i Larimar, qualità ottima veramente. Ciondolo in labradorite con il riflesso blu. Questi li ho fatti io, sono dorati. Anche la collana non annerisce, la catena, ma devo dire ho dei dubbi sul gancino, solo sul gancino. Comunque sono molto carini, questo con il quarzo rosa, questo con l'acqua marina. E poi ho rimesso, dove vai? Ho rimesso due di queste collane bellissime, con questa col quarzo ielino e questa con l'ametista, e questi hanno la collana con il cordoncino. Non so con che ordine andare perché ci sono troppe cose da vedere, la facciamo dopo. Adesso vi faccio vedere qui. Allora abbiamo delle piccole barre in selenite grezza, delle conchiglie in labradorite, altre bellissime piccole torri in corniola. Qui ci sono carvings natalizi. Allora, abbiamo angeli, quarzo ialino, angelite e florite. Avevo anche questo che era meraviglioso, ma l'ala, non so se si vede, sì, così, un po' così si vede. Come sto parlando? Vedete che è rotta e l'ho incollata? La metto in omaggio, appunto, visto che essendo rotta e incollata non la metto in vendita. Peccato, però sì, la metterò in omaggio. Ci sono purtroppo varie cose che mi sono arrivate rotte e quindi regalerò, perché comunque sono molto carine, si vede pochissimo. Non le metto in vendita assolutamente, però sono molto carine, quindi le regalo. Poi ci sono queste calzine con i regali in zoisite, fiocchi di neve in quarzo ialino, alberelli piccolini in avventurina verde, Babbo Natale in quarzo ialino e sempre in quarzo ialino pupazzo di neve. Qui ci sono bellissime zampine in quarzo di fuoco e in florite. Poi varie pietre burattate nuove o che non porto da un po'. Calcite caraibica, bellissima sodalite. Vi parlo solo delle novità, ok? Angelite, molto bella. Aragonite blu, ragazzi, quanto è bella l'aragonite blu. Labradorite bianca. E cioè, raga, questo quarzo ialino è perfetto. Cioè, sembra, non lo so, è completamente trasparente, non ha minimo difetto, è proprio una qualità perfetta. Come questa ametista. Allora, questo forse lo avete visto nello shorts che ho messo ieri, o nel reel che ho messo su Instagram, o nel video di TikTok che ho messo. Allora, il porta gioielli in sé non ve lo consiglio assolutamente. Questo era stortissimo, me l'ha messo a posto Ricky. Qua, vedete questa cosa bianca? È fimo. Ce l'ho dovuto mettere... Sta perdendo pezzi. Ce l'ho dovuto mettere dentro perché traballa. In realtà traballa ancora un pochino, ma vabbè. Quindi questo è un catorcio. L'ho preso su Amazon, ma è un catorcio. Però funziona. L'ho messo abbastanza a posto, quindi funziona. Non ne prenderò un altro. Però, anche perché così. Questo così è carino e poi, appunto, ripeto, funziona. Il suo dovere lo fa. Quindi, allora... Ci sono bracciali nuovi, chips di ametista, quarzo rosa e quarzo ialino, chips in quarzo fragola, questi qui con perle in quarzo rosa e quarzo fragola, questi erano rimasti dallo scorso restock, non ho capito, io ho sempre pensato che il quarzo rosa piacesse tantissimo, invece sono tipo gli unici rimasti quelli con il quarzo rosa, poi sempre in quarzo rosa appunto, questi qui bellissimi con il filo e... Questi con il simbolo dell'OM e questi divisori. E questo è il piano sotto, ok. Chips in quarzo rosa. Questi bellissimi in ametista chevron con il fiore di loto in metallo. Questi di ametista di qualità extra con il simbolo del fiore di loto. Questi in rodonite e agata grigia con la foglia. Questi due etnici in ametista. Dove vai? Fermo! Chips in avventurina verde. Chips in malachite. Questo era l'ultimo... Mi sa che era finito in realtà ed era di un ordine che devo ancora spedire. Comunque vabbè, lo vedete e basta. Anche questi sono finiti e sono i bracciali. E qui abbiamo gli anelli. Da qui in poi sono cose ancora disponibili. Ma queste qui sono tutte novità. Allora, anzi parto da qua perché questo lo conoscete benissimo. Il più amato nel mio shop. Questo qui con la luna e la sferina in labradorite. Questo qui è super super scuro. Ed è tanzanite, davvero molto bello, una qualità di tanzanite super scura e il modello è veramente super particolare. Questo qui, come dicevo, in ottone e, come prima non mi ricordo più se turmalina nera o onice nero, oggi non ce la posso fare. Questo qui è quello che c'è anche nei set ed è bellissimo in ametista, super super particolare ed è in argento 925, così come anche questi e devo dire la maggior parte di questi in realtà. Questo, anche questo c'era in un set bellissimo. Questo invece è fatto così
forse mi piace anche di più, non saprei scegliere. Questi qui sono in Larimar, come potete vedere questi due e questi due sono di qualità diverse. Questi sono di una qualità altissima, questi di una qualità diciamo media, molto bella devo dire. Però appunto il colore è meno sull'azzurro e più sul verde acqua, lo hanno lucidato meno, sì, insomma è di qualità appunto media, molto bello sicuramente per chi vuole l'Arimar, però questi sono di qualità superiore, quindi sì, anche il prezzo sarà più alto. Questi quattro sono in opale, ve li muovo per farvi vedere i riflessi perché sono una roba pazzesca. Ce ne sono due per ogni modello, due di questo modello più semplice, due con questo modello qui invece con tre opali, molto carino. Così si vede meglio, mi sa. Poi questo qui è un modello molto con l'opale molto piccolino, molto delicato, elegante. E questo, non so se si capisce com'è, perché è molto strano, molto molto bello, mi piace tantissimo. Davvero bello, stupendi. Uno più bello dell'altro, aiuto. E ora possiamo spostarci da questo tavolo. Allora, in questa scatola ho i set, quelli con gli incensi, oppure i portincensi. Di questi, appunto, li ho già messi qua dentro, quindi man mano che ve ne parlo vi metto la foto per farvi capire come sono fatti, appunto. Allora, abbiamo questi qui con il portincenso di legno e tutti questi qui con i portincensi, portincensi a bastoncino, hanno l'incenso Positive Vibes, ha un odore pazzesco, Jasmine, quindi gelsomino, e Dragon's Blood, tutti e tre buonissimi. Poi abbiamo questi qui che hanno il portincenso in selenite e sempre questi tre tipi di incensi a bastoncino. Stessa cosa con questo, appunto vi metto la foto e gli incensi sono sempre loro. E abbiamo allora questi qui che hanno questo tipo di portincenso che va bene sia con gli incensi a cono sia con gli incensi a bastoncino. Infatti come vedete ho messo qui in uno l'incenso a cono al lavanda e l'incenso a bastoncino somino, nell'altro ho messo gli incensi a cono al sandalo e quelli a bastoncino Dragon's Blood. Infine c'è questo qui che ha quest'altro tipo di portaincenso a cono, vedete che fanno tutto questo effetto fontana con il fumo stupendo, e ha tutti e tre i tipi di incenso a cono che ho, e questi portaincensi sono anche venuti tutti singolarmente, così come anche gli incensi. E infine ragazzi, oh mio Dio, quante cose ci sono in questo restock, penso che sia il restock più grande che ho mai fatto. Bene, dicevo, allora cominciamo anche da queste cose perché come potete ben vedere sono tantissime. Per prima cosa non penserete che non abbia fatto nessun set vero con queste cose, ecco, questi qui davanti sono tutti i set. Allora abbiamo questo set in labradorite che ha la torre fatta così con un sacco di lati, ma non sta mettendo fuoco, bene, ha una palmstone ed una conchiglia. Poi questo set con due oggetti, due pezzi molto belli in agata muschiata, un cubo e un obelisco, sono tutte e due super particolari, guardate questa dusa nell'angolo. Questo è un set piccino piccino ma molto carino, questa piccola torre in ametista chevron e una pietra burattata in ametista chevron. La schermata sta andando giù, bene, forse ce la faccio. Altro set in labradorite, questa è la... beh, che dire. Niente, ogni volta che io penso di aver risolto con questo coso, non ho risolto, va bene, dovrò comprarne un altro, anche se l'ho comprato tipo un mese fa, fantastico, e dovrò comprare il terzo. Insieme alla sfera abbiamo questa bellissima conchiglia, guardate che bei riflessi, super particolari. Poi questo set ha una pietra burattata di ametista, questo bellissimo drusa cuore e questa torre in ametista chevron. Questo è un set in quarzo ialino ed ha fiocco di neve, quarzo ialino. E quarzo ielino, certo, era, intendevo quarzo ielino burattato. E questa sfera stupenda. Ah no, scusate, c'era anche la torre. Un sacco di cose molto belle. Poi abbiamo set in calcite caraibica con questa sfera incredibile. E con questo obelisco, anche questo stupendo. Set in amazzonite con sfera. È una varietà molto pastellosa. Torre. E simile anche in quarzo rosa con questa sfera che è molto grande. E con appunto torre. Poi appoggiamolo perché letteralmente lo sto appoggiando. Oh mio Dio, quante cose ragazzi. Torri bellissime in occhio di tigre, altre stupendissime torri in fluorite snowflakes, bellissimo fungo gigante in unicorn stone, torri piccoline ma meravigliose in fluorite, queste in quarzo rosa, una un po' più chiara, una un po' più rosa intenso. Queste sono in sandstone, quella è una freeform in apatite. Queste stupende, ce n'è una che è arrivata rotta, anche quella l'ho rincollata e lo metto tra gli omaggi, è fluorite gialla, guardate che meraviglia, questa si vede proprio che è fluorite. Queste sono super strane, è pirite,
davvero super super particolari e super pesanti anche. Lì dietro abbiamo una torre gigante in quarzo fumé di qualità stupenda. Qui abbiamo dell'apatite, veramente bellissimo. Cioè, guardate i riflessi di questa. È raro trovare dell'apatite con i riflessi. Queste sono in quarzo ialino, bellissime. Queste qui dietro piano sono il labradorite. I riflessi ci sono, ma non sono esagerati, però sono comunque molto belle. Oh mio Dio, il riflesso da qui si vede. Poi piccole torri bellissime proprio in ametista chevron. Torri grandi queste in amazzonite. Questa ragazzi è una pietra che non conoscevo finché non l'ho presa da questo fornitore. Non mi viene in mente il nome, ve lo scrivo naturalmente. Sono bianche con queste parti un po' particolari. Qua non si vede bene, si vede meglio qua. Vedete? Molto particolari, molto belle. E infine questa torre molto pesante, molto grande in onice verde. Poi abbiamo questo bellissimo reparto con sfere e non solo. Abbiamo questo bellissimo cuore in quarzo golden healer. Questo è come quello del set, sempre in ametista, molto bello. Questi tre sono in unicorn stone, quindi tormalina rosa, lepidolite, quarzo iridin e quarzo fumé. Queste bellissime, con queste druse stupende, impirite. Questa è l'ultima che ho in labradorite con i riflessi viola. Questa è in quarzo rosa, bellissima. Questo è in celestina, è una parte grezza proprio, io l'appoggio così. Questa invece è in calcite blu. Rodonite, iolite, viola con le bande, bellissima questa in quarzo di fuoco, molto rossa, e questa è sempre celestite, però questa vedete qua sotto è tipo una free form perché qua sotto è levigata per stare beh in piedi. E infine ragazzi, questo è il restock più importante prima di Natale, quindi non possono mancare le cose di Natale. Questi tre vabbè sono le uniche cose rimaste qui in esposizione dal restock. Poi abbiamo questi bellissimi fiocchi di neve in serenite aura, però appunto è serenite, ha dei riflessi stupendi. Abbiamo qui sempre in serenite questo bellissimo viso di Babbo Natale. Biscottini di pan di zenzero in calcite gialla, alberi in avventurina verde, questo piccolo pupazzo di neve sempre in serenite, visto che c'ero ci ho inserito anche una serenite iceberg, e questi che sono in giada bianca, sono sempre pupazzi di neve grandini. Ragazzi, io spero veramente di avervi fatto vedere tutto, perché erano tantissime cose questo restock, è allucinante. E niente, noi ci vediamo presto su Revive Social, al restock, eccetera, ciao!